Buonasera a tutte e a tutti. Sì, buonasera perché ormai la giornata del 19 di giugno si conclude e, come potete magari sentire dalla finestra aperta, perché fa caldo, c'è ancora il vociare dei frequentatori del bar, delle gelaterie, persone adulte, bambini. Siamo nella pienezza di una festa di fine primavera e di inizio estate. E oggi noi abbiamo voluto celebrare questa dimensione della festa attraverso questa condivisione del cibo di ottima qualità, preparato con grazia, rigorosità, impegno e con amore da tante persone, tanto che mi è molto difficile elencarle tutte perché rischierei di dimenticarne qualcuna. È una squadra quella che ha lavorato, una squadra che si è incontrata nei giorni precedenti, anzi nelle settimane precedenti, perché tutto fosse, non dico perfetto, ma teso alla perfezione, accettando anche qualche piccola imperfezione, perché quello che conta è saper trasmettere la dimensione del bene, dell'amore e della bellezza. E ringrazio tutte queste persone per questa festa dei club, che abbiamo simbolicamente definito la festa delle piadine dello squacquerone, ma c'era anche molto altro, oltre che a questi ottimi ingredienti, che sono una tradizione simbolicamente molto significativa per il nostro paese e che caratterizza un territorio che è stato presente appunto con le persone che venivano dalla Romagna. E ringrazio in questo caso Lucia, Patrizia, Ornella e il marito. Mi dispiace, ma purtroppo la mia età qualche volta fa dei brutti scherzi, non mi ricordo il suo nome, però ricordo molto bene di averlo incontrato ad Assisi e oggi reincontrato, una persona estremamente gradevole, una persona che trasmette immediatamente il senso dell'amicizia, esattamente come sua moglie Ornella e come Patrizia, Lucia, persone entusiaste della vita del club. Ci siamo incontrati, abbiamo vissuto una bellissima giornata insieme e ci proponiamo di incontrarci anche più avanti, allargando anche il numero dei partecipanti. Vedete, nella convivialità del club non ci sono spettatori. Tutti, in diverso modo, concorrono a realizzare una giornata di festa che inizia la mattina abbastanza presto e finisce con lo smontaggio di tutto l'apparato che è necessario per poter far festa. Ogni attimo di tutta questa splendida sceneggiatura è intrinsecamente caratterizzato dalla dimensione della festa e della convivialità, elementi essenziali per una cura che vuole essere capace di coltivare la dimensione della sobrietà e dell'accoglienza della multidimensionalità della sofferenza umana in un clima di gioia, di amicizia, di convivialità. Casualmente oggi il Vangelo ci riportava l'episodio della divisione dei pani e dei pesci. Poca cosa che avevano a disposizione i discepoli per sfamare la folla, ebbene vi fu una divisione di quelle risorse, tanto che la folla se ne poté andare non solo sazia, ma anche con cesti pieni di pani e di pesci. E anche nel caso della nostra festa, le persone hanno potuto tornare a casa portandosi con sé anche la bellezza di quei sapori, anche concretamente, piccoli contenitori nei quali non c'erano semplicemente i resti di ciò che era stato avanzato, ma la ricchezza di ciò che era stato prodotto. Io insisto molto sulla necessità che questa
questi eventi di festa, di condivisione, diventino perseveranti e caratteristica intrinseca dell'ecologia sociale antropospirituale, che non può eludere la questione della convivialità. Prendersi cura della sofferenza umana, accogliere il disagio spirituale come incapacità di accettare se stessi alle condizioni date, significa anche costruire contesti di pacificazione con noi stessi e con gli altri, di costruzione della pace all'insegna della condivisione del cibo. E pertanto, d'ora in avanti, non sarà più un incontro all'insegna del pranzo o della cena, ma della condivisione dei pani e dei pesci che simbolicamente rappresentano la disponibilità del dono, del lasciarsi andare alla condivisione delle ricchezze, tante o poche che siano, che ciascuno di noi può portare nel processo di costruzione della vita comunitaria. Tutto questo ci libera da tante angosce che nascono dal trattenimento, perché la festa è luogo di liberazione, non di trattenimento. È espressione di una modalità di agire insieme in una prospettiva autenticamente liberante. Gioire, a volte si fa anche fatica. Durante questa possibilità che oggi abbiamo avuto, si sono espresse anche delle crisi. Ben vengano, perché una comunità festosa e accogliente non ha paura delle crisi, tutt'altro, cerca di lenire le sofferenze e stemperarle anche con la potenza dei sapori, che hanno molto a che fare con i saperi. Costruire una ricetta, metterla a disposizione degli altri, fare assaporare ciò che a noi piace e condividerlo insieme è un esempio concreto di come si realizza la convivialità. Il cibo deriva dalla terra, è nostra madre terra che ci nutre e noi dovremmo essere sempre molto riconoscenti di questa possibilità. Pertanto, ringraziando tutte queste persone, ogni partecipante, chiunque sia stato presente, lo ringrazio immensamente perché so che per alcuni è stato anche faticoso esserci. Magari è arrivato con titubanza, non conosceva le persone o ne conosceva molto poche. E ha corso il rischio di sentirsi isolato, ma la ricchezza della festa, della condivisione, non può lasciare qualcuno isolato. L'attenzione deve essere costante in ciascuno nei confronti dell'altro. E questo rappresenta una esperienza concreta di vita autenticamente sperimentata e vissuta all'insegna appunto della condivisione. Il mio non è un ringraziamento retorico, ma una radicata convinzione che dobbiamo procedere lungo questa strada. Tra una settimana il sistema di club si ritroverà ad Assisi, sabato tutta la giornata e la domenica mattina, per ragionare, dopo questo lungo periodo di distanziamento, intorno alla rivitalizzazione dell'ecologia sociale antropo-spirituale, in particolare sull'aspetto dell'educazione ecologica continua. E grazie a questa giornata potremmo anche fare delle proposte concrete a partire da questa esperienza, che l'educazione ecologica continua sia caratterizzata anche da una attenzione fondamentale nei confronti della condivisione del cibo. Realizzare la cottura di quel cibo o anche assaporarlo crudo della verdura prodotto dalla terra, condito con sapienza, da mani attente. Bene, quella è una esperienza profondamente sensoriale. Oserei chiamarla sensuale, erotica. Eros è il dio dell'amore
e il Dio dell'amore danza, vive nei banchetti. La straordinarietà dei banchetti della condivisione del pane e dei pesci in questa nostra modernità, in questo nostro contesto dei club, senza il trucco inebriante dell'alcol etilico o di qualsiasi altra forma di modificazione dello stato di coscienza, pur in assenza di queste tradizionali forme di accompagnamento del cibo, ebbene, nonostante questo, abbiamo saputo costruire un evento autenticamente inebriante, perché se l'astinenza non è inebriante, rischia di diventare un vicolo cieco nel quale ci si rifugia con tristezza. Dobbiamo generare una prospettiva sobria e inebriante allo stesso tempo, anche attraverso la costruzione di convivialità. E quindi concludo questa mia breve riflessione augurandovi una buona serata, una buona notte, dei buoni sogni, perché questo nascere di una prospettiva comunitaria sia in grado di tradursi poi nella concretezza della vita quotidiana, nell'intessere relazioni di amicizia e di amore tra tante esperienze del club che sono presenti nel nostro paese, allargando la partecipazione, facendoci conoscere anche attraverso una pubblica manifestazione della nostra propensione ad amare la gioia, la convivialità e il piacere del cibo. Certo, siamo consapevoli che una parte del pianeta è stata impoverita, vive la dimensione della carestia, non ha cibo. E quindi dovremmo essere sempre molto attenti a far sì che la questione del cibo resti centrale per la questione della giustizia sociale e per l'equilibrio ecologico del pianeta. E quindi, vedete, anche la festa deve contenere, mai eludere, le contraddizioni. E se noi sapremo allargare sempre di più questa prospettiva conviviale, sapremo anche creare una forza spirituale intensa vissuta nella nostra vita quotidiana per porre fine alle tante ingiustizie che decretano di fatto l'impoverimento di interi paesi e che condannano alla indisponibilità del cibo per tanti milioni, decine, centinaia di milioni di persone che abitano questo pianeta. Questa è un'occasione per riprendere questi temi, continuando naturalmente anche a fare festa. Non è una contraddizione, è un modo di lottare in una maniera seria, autentica, ma con una gioia profonda nel cuore, con una sacralità, come ci ricorda Simone Weil. Che non siamo noi, ma è in noi, nella disponibilità di poter accogliere il bene e il bello, senza i quali non è possibile neppure immaginare il diritto e la giustizia. Ma questo sarà un argomento che affronteremo nelle prossime settimane e che ci porterà poi al seminario del 17 di luglio, piena estate, nel quale naturalmente daremo ancora più valore a quei momenti conviviali che caratterizzano sempre i nostri seminari. Grazie a tutti e che la festa continui.